Sass e benvenuti ad una nuova... Alzi la mano chi non ha mai visto un cazzo con tre zampe. Credo proprio di sì. Quindi questo è Sass Robot Ad Minchiam 2 100 Serpe Verde Chette Troll. Il film inizia con una fine. L'uomo culo, fighissimo. Eh sì, è una merda. Non vi trattengo oltre, gusto. Il film inizia con Dottor Cortez intento a segare, tagliare, segare, tagare, cagare, tagare. Ma qualcosa lo spaventa. Il prof inizia a defenestrare la gente. Piota. Arriverà. Che c'è? Si sente male? No. Sto bene. Mi capita solo quando percepisco un pericolo. Ah sì, dimenticavo. I supereroi stavano sparando la gente verso un market. Wow, complimenti per esserti mimetizzato. Thank you, my friend. Macabrissimo. Mi piace. Non mi voglio ergere su al... Ma scusa. Porca troia. Ovviamente Tony cade, ma viene subito inseguito e inseguito. Tu sei l'uomo Puma. No. Tu sei l'uomo Dio. No. Tu sei l'uomo me. No. Tu sei l'uomo sì. No. Oh, basta, ma cosa c'ha? Spegni. No. Tu sei. È inutile dirlo sempre sto sei. Tu sei una ciambella con crema. Signor no, signore. Tu sei Snake. Dannazione, ora morirai. Tu sei a più di 8000. Non è possibile. Sei ubriaco. E tu sei sexy. Voglio che tu sappia che ti amo. Beh, anch'io ti amo, Stevie. L'hai mai fatto, Brianino? Sì, certo, perché no? Dai, straiti. Oh, sì. Ok. Sì, oddio. Chiedo scusa, non vorrei disturbare, ma non dovrebbe... Sparisci, questa è casa mia! Sparisci! Oh, chiedo scusa. Prima di commentare questa splendida scena, vi dico una cosa. Se vi state ancora chiedendo come funzioni esattamente quella maschera azteca del cazzo, sentite qua, puntandola verso un Power Ranger obeso, crea una texture su una nave finta della persona che vuoi scopare su Godzilla, attaccata da un esperto di squali. Non vuol dire una merda, ma è una merda. Voglio i piedi. Perché non dice alla gente aiuto, c'è un con dei capelli buffi che mi insegue? Vadigno spegne la luce e scopriamo uno dei poteri del Puma: vedere la luce. Non si vede una leppa. Vadigno gli passa al tetto e lo spinge. Salta! Vuoi che mi ammazzo? Cazzo! E ora arriva la scena più bella. Non del film, non di tutti i film, non del mondo, ma dell'intera recensione. Passente futata presura. Una scena che è talmente scena da aver generato i baci Perugina, Cosmo e tutte le altre stronzate. Sto dicendo cose a cazzo, ma non importa. Finché nella vita esistono maestro i DJ, caccia un po' di dubstep. Alala, lui che vola palesemente a caso. Perfetto. Papà, ma vai a cagare. Figliolo, fottiti. Questo è il motivo per cui film del genere vanno visti da re di pre... Esatto. My boy. Vadigno gli spiega che i suoi poteri sono controllati dai piedi. Voglio i tuoi piedi. Sì. Ma il senso di quegli intermezzi qual è? Di farmi incazzare? Probabile. Non riesco neanche ad andare avanti con il video dopo cotanta bellezza. Proviamoci. Cosa succede? Cos'è quella sf... Ti saluto. Mac and MacGyver. Il film inizia con... il più grande è intento a succhiare un cazzo da una roccia.
i genitori si ritrovano sperduti nel Media World, Mac si nasconde nell'auto di una famiglia che si sta per trasformare in una casa. A quanto pare ha il potere di allungarsi. Il cazzo, scopriamo che Eric, il... Questo è un Megazord! La sera Eric e Debbie decidono di andare a puttane con la droga. Idea delle balle. Intanto i parenti sono ancora persi nel retro del mio frigorifero e cercano di mandare un segnale fischiato al figlio. Ma porca Eva! Come puoi cagare iceberg di nascosto dopo Colorado Caffè? No, c'è qualcosa che non va nella testa di sto cavolo di cacciatore di tranquillizzanti. Devo recuperare mentalmente. Dove sono i DVD di SpongeBob? Ma tanto è la stessa cosa. Sei quello a cui danno la caccia? Il pirla. Hai minacciato altre volte? Vado famoso per la mia familiarità con cerniere con mezzi perni. Credi sia saggio, ragazzo? Incrociare ragazzo con un ragazzo. Sai ciò che fai, te lo concedo. Splendida forma. Ma in quanto gioco di gambe. Fighissima. Feast of the Razor in Space. Mentre la gente cerca di vivere, facciamo la conoscenza di Bart e Lynn. Solo che qui Bart si chiama Sarah Jessica Parker e Lynn, invece di essere muta, è morta. E come se non bastasse, inizia a piovere fuoco. Shin, nel suo palazzo pazzo, ospita un maestro di danza. Prima lo invita, poi gli fa esplodere le palle. Che schifo. Ma quello è un zombie! Brutta bestiaccia! Muori! 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 Lo riempie di calci in faccia. Roadhouse. You lose. Dragon Ball, la leggenda delle palle del drago. Il film inizia con stupratori. Le curve sono tutte curve. Hai un magnifico personale. Anale. Mi prude come l'inferno. La Kame House viene attaccata e per la prima volta viene fatta vedere l'onda energetica. Saiyota. Misete oitia. Kore ga kaihou joutai no espada no hanatsu. Kuroi zero. Zero oscuras. Ma dai! Un'ora per aspettarla e sembrano soltanto dei... Chiara, che appare ovunque. Gli imbecilli sui cellulari. Io faccio colpo. Mi chiedo come si evolva la trama da questo punto. Scolpata. Porno. Scolpata. Lo tiri fuori. Cazzo. Dove sono i miei 200 kg di mele? Ma che cazzo dici? Dove sono i miei 200 kg di coca? Ma quale coca? Dove sono i miei 200 kg? Raz trova Chiara che lo porta al magazzino. E quando pensi che tutto il film ormai sia andato allo sfacelo, Raz Degan lo salva con una sola frase. Ti farò strisciare come una puttana. Primavera di granite, che è un po' come dire: se non vuoi che il cane ti caghi in salotto, compra Coca-Cola. Arrivati dal papa, assistiamo a questo.
Mi sono appena passato in agenzia, ho preso io il biglietto. Choker, eh? Buongiorno, signor Pai. Per noi viene addirittura così. Perché nel nome di tutto ciò che è sacro in questa terra maledetta c'è un cazzo di dalmata nell'inquadratura? Arrivato ad un ristorante con... in nome della sanità mentale, che cazzo è quel coso? Questo è un coglione. Esatto. Gentlemen? 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 Doctor, there's a car accident patient in the ER. Stop calling me Ravana. Scusate, pensavo avessimo iniziato a elencare cose a caso. Chiedo scusa. Non capisco il motivo di questa accoglienza. Guarda qua, bastardo. Questo è mio figlio, a cui hai fatto fare una fine tremenda, che sarà la stessa che farò fare a te, signor Anderson. No! No! Senza scopo non esistere. Non voglio neanche crederci! Perché, signor Anderson? Perché? Perché persiste? Volevo sinceramente chiedervi scusa. Giuro che non volevo e giuro anche che mi sentivo così sporco mentre lo facevo. Ma non ho saputo resistere. Pensavo fosse una cosa divertente e invece... Oddio. Sì, lo so, sono imperdonabile. Sono imperdonabile. Non potremo metterci una pietra sopra. Facciamo così. Mi pare che Danny Lyon abbia messo un nuovo video su YouTube. Quindi adesso noi tre andiamo a vedere, così ci torna il buon umore. Però stavolta sul PC. E come, perché sul PC? Brian, è inutile. C'hai il naso grosso come una casa. Si vede un cazzo.